Ciao a tutti. Oggi saliremo sul ring con un 7 volte campione del mondo, come Schumacher, ma anche un 4 volte campione europeo e primatista mondiale nello stile libero nei 50 e nei 100 a stile e nei 100 dorso categoria S9. L'incontro di oggi è con Simone Barlam, un uomo che ha cominciato a prendere confidenza con l'acqua in tenera età. Diciamo pure che involontariamente sì, ho sempre avuto questa predisposizione. Da piccolino, e tuttora il disegno è una delle mie passioni più grandi, e da piccolino ero abbastanza appunto appassionato a rappresentare questi animali della fauna marina, specialmente lo squalo e le varie specie di squalo, gli squali che sono appunto i miei animali preferiti. Per me è solo per la loro forma sinuosa, la loro potenza in acqua e il ruolo che svolgono nella catena alimentare, anche nell'ambiente acquatico. Però semplicemente penso che da piccolo mi sia sempre piaciuta la loro forma, la loro forza, la loro potenza fisica, e nonostante ciò però la loro leggerezza appunto nell'acqua. Inizialmente oltre che una passione, l'acqua è stata un ambiente per la riabilitazione, perché ho fatto spesso della riabilitazione in acqua nell'idrochinesioterapia, che appunto aiuta, perché l'acqua è questa, diciamo, dimensione che accoglie, specialmente dopo un intervento chirurgico, senza che tu soffra della pressione esercitata dalla pressione gravitazionale terrestre sulle tue giunture, eccetera eccetera. Perciò l'ho usata inizialmente come appunto come modo, diciamo, per riprendermi da sulle operazioni. E poi da piccolo, sempre per lo stesso motivo della fragilità della mia gamba, diciamo, era l'unico sport che potessi fare, e in aggiunta a quello mi è sempre piaciuto da matti stare in acqua, la sensazione che dava. E pian piano ho cominciato a prenderlo più sul serio quando nel 2014 mia mamma, per curiosità, mi ha detto: ma dato che all'epoca avevo iniziato a fare qualche garetta di triathlon, in acqua me la cavavo molto bene, in bici così così, e nella corsa ero negato, e mi ha detto: perché non cerchi se esiste una federazione di nuoto paralimpico, di nuoto per atleti con disabilità? Da lì ho cercato, ho trovato il contatto del delegato regionale Lombardia, Massimiliano Tosin, che è tuttora il mio allenatore, e dal 2015 ho iniziato ad allenarmi a Milano con questo gruppo di atleti fantastici che ormai conta quasi un centinaio di medaglie internazionali, da Federico Morlacchi, che vabbè, è tuttora uno delle punte di diamante di questa nazionale, che appunto è tornata vincente dal Mondiale di Londra, atleti come Arianna Talamona, Giulia Ghiretti, Ariola Trimi, Alessia Berra, atleti di altissimo calibro, che quando ho iniziato io mi hanno accolto a braccia aperte nonostante non fossi nessuno, e specialmente Federico mi ha preso sotto questa sua ala protettrice, insegnandomi tutti, diciamo, i trucchetti del mestiere. E da lì pian piano ho visto che i risultati arrivavano e ho capito che il nuoto poteva diventare più che una passione. Pur essendo il nuoto uno sport individuale, Simone ha avuto il supporto di un grande gruppo. È stata importantissima, perché oltre che appunto come atleta mi ha fatto crescere anche come persona, perché comunque all'epoca avevo 15 anni e ho cominciato appunto a spendere del tempo con ragazzi e ragazze che avevano 22-23 anni, perciò questo confronto con delle persone più grandi di me mi ha aiutato a maturare, a crescere anche un po' più velocemente del solito, diciamo. È ovvio che in uno sport che richiede così tanto sforzo, così tanta costanza e dedizione al lavoro come può essere il nuoto, ma come può essere qualsiasi altro sport, essere in uno sport super individualista, diciamo, come il nuoto, essere circondati da persone a cui vuoi bene, che ti aiutano a far passare il tempo in fretta, diciamo, è importante per appunto sopportare le fatiche del quotidiano e vivere al meglio questo
diciamo, la preparazione. Un nuotatore tutto sommato assomiglia a un pilota di Formula 1, anche perché oltre ad avere un team alle spalle è comunque lui da solo che si esprime in pista o, se vogliamo, in vasca. E quindi la domanda che di solito rivolgo ai piloti, ossia cosa succede quando si abbassa la visiera, vale anche per Simone. Cosa succede quando lui abbassa la visiera, ossia quando è sul trampolino pronto per fare la sua gara? Beh, questa, diciamo, metafora è molto vera quanto bella, perché alla fine allenatore, preparatore atletico, nutrizionista, psicologo dello sport, tutti prepariamo questa vettura che però è il mio corpo, e per appunto performare in vasca e ritoccare prima delle altre. Ed è molto vero questa similarità, diciamo. Quando, diciamo, si sale sul blocco e si parte, è quasi come, non dico un blackout, ma sei come appunto una macchina programmata che già sa quello che deve fare, ed è importante appunto non farsi condizionare dall'ambiente esterno e dalle emozioni, ma di solito si è come un automa, diciamo, in quei momenti, perché ci si è allenati anni, si è gareggiato molte volte prima di quel momento e l'atleta sa quello che dovrà fare, ha visualizzato la gara, perciò è, non dico un automatismo, perché ovviamente poi alcune strategie a seconda della gara possono cambiare, però boom, tuffo, tutto gas a martello e si arriva alla piazza finale, diciamo. Come sappiamo, le emozioni rappresentano una grande variabile nelle nostre performance, nella nostra vita. Come fa uno sportivo come Simone a riuscire a trovare un giusto equilibrio che sia motore per le sue performance? È giusto saperle veicolare a proprio favore, perché io sono una persona che, se si, diciamo, si carica positivamente di grinta, anche un po' di rabbia agonistica, può far molto molto bene. È ovvio che bisogna farsi condizionare da emozioni che influiscano positivamente sulla tua performance, e no emozioni negative, come possono essere la paura, i timori, mille pensieri non necessari, pensare più del dovuto, e questo appunto è anche un lavoro delicato che, nel caso non riesca solo l'atleta, c'è anche l'aiuto dello psicologo dello sport, che è appunto un professionista, in questo caso Micaela Fantoni, la nostra psicologa dello sport, che è un professionista preparato appunto per far questo. Come tutti gli sportivi, come tutti noi, quando ci approcciamo a fare qualcosa nella vita, anche Simone ha un nemico numero uno. Diciamo che il mio nemico numero uno, mi piace dire che è me stesso, non per dirlo con un'aria di superiorità, nel senso che io, ovviamente, un nemico può venire da qualsiasi delle otto, delle sette corsie, tranne, diciamo, della piscina, però il nemico più grande per me è me stesso, perché appunto l'importante è focalizzarsi su me stesso, sulla preparazione, sull'allenamento, su cosa posso fare per migliorare e per diventare sempre più veloce in acqua. Perciò, per questo dico che è importante appunto che il proprio nemico sia se stessi, anche perché poi, sempre parlando, ritornando al discorso psicologico, è la tua testa che devi saper governare, con le tue emozioni che devi sapere gestire, focalizzare in determinati momenti. Tutta questa esperienza lascia un insegnamento a Simone. Mi ha insegnato sicuramente l'umiltà, nonostante possa sembrare strano, perché le vittorie, le attenzioni e tutto possono farti diventare un po' un pallone gonfiato, però mi ha insegnato l'umiltà, specialmente nel duro lavoro quotidiano, in vasca, in palestra, eccetera eccetera, e mi ha insegnato a sapermi relazionare con il mondo esterno, a aprire la mia mente a tutto il mondo. Infatti a me piace definirmi un cittadino del mondo. È un altro privilegio che mi ha concesso appunto il fatto di conoscere persone da tutto il mondo, diverse culture, diversi modi di pensare. Simone, questo lo dico per gli ascoltatori legati alla nostra casa madre, che è formulapassion.it, è comunque anche un appassionato di Formula 1, e gli scontri tra Vettel e Leclerc sicuramente gli hanno riacceso una passione che però è radicata negli anni. E a essere sincero, adesso sto seguendo comunque la Formula 1 da quando ho visto i successi di Leclerc, diciamo, e di Vettel, però mi ero un po'
staccato di recente, ma da piccolino avevo questa passione grandissima, specialmente per i grandi del passato. Mi ero visto un sacco le gare di Villeneuve, Ayrton Senna, vabbè, anche grazie al film Rush, uno dei miei film preferiti di sempre, lo scontro tra Niki Lauda e James Hunt. Poi vabbè, Schumacher ovviamente, che è stato anche lui uno degli idoli di sempre. E poi sono stato a vedere il mio primo Gran Premio, se non ricordo male, a Monza nel 2013-14, dove tra l'altro ho per sbaglio incontrato nei box Niki Lauda senza che io me ne fossi accorto, e mi è stato detto poi la mia mamma che aveva fatto la foto dove si vedeva Niki Lauda e io e mia sorella, diciamo, nella stessa fotografia. Simone Barlam è stato il protagonista di questo appuntamento di Ring, di questo incontro, nel quale ovviamente non abbiamo usato i guantoni, ma ci siamo fatti comunque colpire dalle emozioni della storia e delle esperienze di questo grande sportivo e grande uomo. Io ringrazio Simone per la bella chiacchierata, vi do l'appuntamento al prossimo incontro, sempre su formulapassion.it, Spotify, iTunes, sempre qui su questo Ring. Ringrazio Gianluca Sepe, ringrazio Andrea Fedeli per le musiche, ringrazio tutti voi per l'ascolto e l'appuntamento è alla prossima settimana. Da Edoardo Rossi è tutto. Buon proseguimento.